Buongiorno, amici del Insubria, amici del Festival Insubria, 25 aprile, festa di San Marco, data tradizionalmente deputata alla festa, grande festa presso il parco Villa Ghiotti di Marcallo, e quest'anno ci sarà una versione, diciamo, fruibile in streaming. E questa conferenza è uno dei tanti appuntamenti che sono proposti per la giornata del 25 aprile. Quindi concerti, ci sarà anche l'ascensore del popolo di Beltane e un servizio di ristorazione che però è fruibile solo su prenotazione e per i residenti di Marcallo con Casone. Bene, lo scopo di questa chiacchierata è appunto di raccontare qualcosa in più, qualcosa intorno, dare qualche informazione su quella che è l'installazione nello stesso parco Villa Ghiotti di Marcallo di questa statua bronzea della scrofa semilanuta. Quindi parleremo della figura del cinghiale nella cultura, nel mondo dei Celti. Io parlo dell'associazione che ha organizzato questo evento, grazie anche e soprattutto al supporto al ruolo dell'amministrazione di Marcallo Concasone, alla quale noi tutti siamo grati per la sensibilità che dimostra nei confronti di queste tematiche. Bene, la nostra associazione fa diverse cose, ha anche un'attività editoriale e alcuni di questi temi, alcuni di questi argomenti che toccherò sono poi anche stampati su questo volume che potete richiedere presso la nostra segreteria, il volume che è la riproduzione di un testo di una mostra Pannelli che fu inaugurata proprio in una delle prime edizioni del Festival Celtico di Marcallo Concasone, Il cinghiale, la forza e la conoscenza. Bene, prima diciamo una piccola introduzione per contestualizzare dal punto di vista storico, quella che è la presenza celtica nel continente europeo, nel nostro territorio. Vedete qua due cartine: una rappresenta l'area di diffusione della prima cultura celtica in Europa, quella di Hallstatt, risalente alla prima età del ferro, quindi diciamo grosso modo circa dal 900 fino al 470-450 a.C. L'altra immagine invece rappresenta il momento di massima espansione dei Celti nel continente europeo e riferibile alla fase culturale successiva, quella detta di Laten, dal nome di una località, piccola località sulle sponde del lago di Neuchâtel, nella Svizzera occidentale, e questa cultura rappresenta il momento di massimo sviluppo delle popolazioni celtiche in tutta Europa. La diffusione di questa cultura, che ha lasciato numerose testimonianze, dovuta soprattutto alla mobilità di una classe guerriera molto mobile, molto dinamica, caratterizzata da una panoplia, cioè da un set di armamenti tipici: la lancia, la lunga spada, poi che era legata alla cintola mediante un sistema di catene che ne consentiva una torsione, in modo che durante la corsa, insomma, la spada non intralciava il movimento del fate, gli scudi, ma di cui rimane la parte metallica del rinforzo lungone, e poi le caratteristiche fibule in stile Laten. Questo vale chiaramente per il continente europeo e in parte anche per il nostro territorio, che è interessato appunto dalla cultura di Laten. Ma prima di questa cultura di Laten, quindi nella prima età del ferro, nel nostro territorio si diffonde una cultura archeologica di tipo celtico detta di Gola Secca. In questa mappa vi rappresento la diffusione di questa cultura, che ricalca appunto
i confini dell'insud intesa come regione storica, quindi in grosso modo contenuta tra la Sese ovest, il Serio barra Oglio a est, il Po a sud e la linea dello spartiacque alpino a nord. Una civiltà, quella golasecchiana, caratterizzata da popolazioni che parlavano una lingua celtica e che si caratterizza anche per lo sviluppo di grossi insediamenti che non a caso sorgevano su importanti vie flulacuali come Sesto Calende, la Secca, che è Ticino e Como, e erano funzionali ai traffici commerciali tra il mondo etrusco mediterraneo e il mondo transalpino. Appunto queste popolazioni celtiche ci hanno lasciato le più antiche testimonianze di una scrittura celtica, di una lingua celtica in tutta Europa, la cosiddetta lingua Leponza, la lingua parlata da questi golasecchiani. Conosciamo anche molte iscrizioni, questa che vedete è la stele di Vergate, quindi è una sostanzialmente epigrafe che un certo Teo dedicò a Belgos. Vedete la particolare tipo di scrittura ereditata da un tipo di alfabeto etrusco con modalità stilistiche che poi sono riprese, le ritroviamo nelle rune scandinave. La mappa successiva illustra poi quella che è la situazione dei Celti intorno al 400-420 a.C. in Italia settentrionale. I principali appunto gruppi celtici sono gli Insubri, di derivazione classechiana, poi altri gruppi celtici arrivati dai paesi transalpini, principalmente i Cenomani, i Boi, i Lingoni e i Senoni, che si installano nelle Marche settentrionali. In modo molto efficace possiamo ritenere, sintetizzare la presenza storica dei Celti nel nostro territorio, nella Cisalpina, con questa efficace frase del professor Cruta: la storia dei Celti d'Italia non è tanto quella di un intermezzo barbarico, di un corpo estraneo, mai digerito e finalmente espulso o cancellato, e bensì la storia di una componente etnica fondamentale, in parte indigena, dell'Italia settentrionale. E salutando i nostri amici del Villaggio Gallico, Asterix e Obelix, che ritornano da una positiva caccia al cinghiale, ci introduciamo adesso nel tema principale del nostro intervento. Parliamo innanzitutto dei miti di fondazione, in particolare quello di Milano, la Mediolanum celtica, poi diventata, dopo la conquista romana, un importante municipium appunto romano, tanto poi da diventare anche sede capitale dell'impero romano. Però la fondazione, appunto, l'origine di questo centro, che è ricordato nelle fonti come capitale degli Insubri, è descritta da un passaggio molto controverso dello storico romano di origine patavina Tito Livio nella sua Storia di Roma. A un certo punto Tito Livio dice: vinti gli Etruschi in battaglia nelle vicinanze del Ticino, e questa battaglia si combatté tra i Celti di Belloveso, che provenivano dalla Gallia Transalpina. Belloveso era il nipote del re Ambigato, il re dei Biturigi, la popolazione più importante e più potente della Gallia in quel periodo. Siamo intorno al 600 a.C., tra l'altro, appunto. E quindi stavo dicendo, Belloveso attraversò le Alpi occidentali, con numerose, una vasta schiera di gente al suo seguito, sconfisse gli Etruschi e poi, avendo saputo che la regione nella quale avevano preso sede, che avevano attraversato, si chiamava Insubria, quindi la prima attestazione storica di Insubria è quella di Tito Livio, nome comune agli Insubri, che erano anche un pagus, cioè un sottogruppo degli Edui, al suo seguito, gli Edui erano come i Biturigi, un'altra tribù celtica transalpina, Belloveso ritenne questa
minimizza questa corrispondenza di nomi un auspicio favorevole, una circostanza positiva, e quindi decise di fermarsi e di fondare Milano. Questo è un passaggio che ha fatto discutere e fa ancora discutere sulla sua interpretazione, ma è chiaro che qua Tito Livio ci dà due messaggi. Il messaggio che quando arrivò Beloveso, Tarquinio Prisco vivente, quindi il re di Roma Tarquinio Prisco, per questo che possiamo dire che queste vicende si svolsero intorno al 600 a.C., ecco che già c'erano delle popolazioni celtiche preesistenti che si chiamavano Insuri. E dal punto di vista archeologico noi individuiamo queste popolazioni nelle popolazioni della cultura di Gola Secca, come è nota dall'archeologia. Appunto questo è il motivo per cui è stata installata stamattina questa bellissima statua bronzea di questa scrofa di cinghiale che richiama questo evento fondativo. Perché il cinghiale? Perché poi in successive aggiunte al passaggio di Viano, per esempio Isidoro da Siviglia, ma anche Andrea Ciato, famoso giureconsulto studioso milanese del 1500, ecco che introdussero questi, fondamentalmente questi due autori, le informazioni che Belloveso, al seguito di sette savi, quindi di sette druidi, decise di fondare Milano nel luogo ove si fermò una scrofa che stavano seguendo. Quindi ecco questa tradizione molto importante che lega la fondazione di Milano, capitale degli Insuri, all'arrivo di Beloveso e alla figura della scrofa di cinghiale. E Andrea Alciato, come dicevo, scrisse poi una famosa opera, l'emblemata, siamo all'inizio del 500, e in questa opera ci racconta come, secondo una testimonianza, durante i lavori di costruzione a Milano fu rinvenuta in una fossa un simulacro, una statua di cinghiale, e questa è una stampa della sua opera che riproduce questo fatto e prende questa nuovamente questa narrazione. Quindi abbiamo una statua di cinghiale trovata nel Medioevo Milano secondo Andrea Alciato, e oggi abbiamo una statua di cinghiale nel parco di Villa Ghiotti. La cosa interessante che qua accenniamo velocemente è che poi questa mito fondativo guarda anche altri miti fondativi. Chiaramente ci spostiamo in questo caso in territori celtici, britannici, quindi soprattutto Galles, soprattutto Irlanda, dove nell'alto Medioevo ci sono queste strane figure dei cosiddetti santi celtici, quindi santi, figure di santi cristiani che poi nemmeno in massima parte sono stati canonizzati, e questi santi andarono poi ad erigere oratori, chiese, abbazie, esattamente nel punto in cui delle scrofe bianche di cinghiale si fermarono. E questa, per esempio, è forse una delle vicende più note, quella di San Dubricius, un appunto santo gallese vissuto a cavallo del 400-500 dopo Cristo, attenzione, non 1400-1500, 400-500 dopo Cristo, quindi all'epoca della cristianizzazione di queste lande settentrionali. La fonte Liber Landavensis, Book of Landaf, scritto nel XII secolo, quindi capite, qualche secolo dopo la vita del santo, e la geografia di San Dubricius riporta come egli poi si insediò con i suoi discepoli in una località a cui diede il nome di Mokros, che significa locum porcorum, cioè il posto, il sito proprio dei cinghiali, e una sera gli apparve in visione un angelo
che disse al santo: svegliati, gira per la tua isola e dove vedrai una scrofa bianca sdraiata che allatta i suoi maialini, i suoi cuccioli, lì devi costruire nel nome della Santa Trinità un'abitazione e un oratorio. Il santo fece così, trovò la scrofa bianca e costruì appunto, edificò questo edificio sacro. Quindi questa vicenda chiaramente ha dei parallelismi con la vicenda raccontata da Tito Livio, che molto probabilmente risiedono nelle antiche credenze delle popolazioni celtiche, ed è un fatto molto particolare, oserei dire. Ma adesso abbandoniamo un attimo questo aspetto e andiamo a capire come il cinghiale, oltre che essere in epoca di cristianizzazione una sorta di teofonia di Dio, era per i Celti fondamentalmente un simbolo di tipo militare, quindi marziale, quindi legato alla guerra e alla caccia, ma poi aveva anche una funzione magico-religiosa, sì, perché era collegato quindi al mondo della casta druidica, cioè la casta sacerdotale celtica, quindi un simbolo della conoscenza e della sapienza. Le informazioni da cui noi possiamo attingere per ricostruire questi significati sono fondamentalmente due: i testi medievali celtici, quindi quei testi come il Mabinogion o il ciclo dell'Ulster, nel caso irlandese, scritti da monaci cristiani nel periodo medievale, sulla base appunto delle antiche tradizioni e leggende che erano tramandate oralmente dai cantori, dai bardi che giravano per queste contrade. Un'altra fonte chiaramente fondamentale è quella dell'archeologia celtica, soprattutto per quanto riguarda il periodo Laten, quindi la seconda età del ferro, che conosce la fioritura di un'arte molto particolare, molto accattivante, nota come arte Laten, e nel quale le raffigurazioni di cinghiale hanno un posto molto rilevante. Il cinghiale è il secondo animale dopo il cavallo più rappresentato nei manufatti dell'arte celtica. Quindi dicevamo il cinghiale, simbolo marziale, perché la società celtica era fondamentalmente una società di guerrieri. I cavalieri, i guerrieri avevano un ruolo importante nella stessa società celtica, godevano di autorità e prestigio, e di conseguenza, appunto, il cinghiale divenne un vero e proprio emblema. La furia dei guerrieri celtici è famosa, è stata raccontata anche da molti storici latini, e non a caso vedremo una caratteristica costante in tutte le rappresentazioni del cinghiale nell'arte celtica, cioè il cinghiale ha le setole del dorso erette, drizzate, come quando il cinghiale, l'animale, sentendosi in pericolo, carica e attacca l'avversario. La furia del cinghiale era quindi la furia del guerriero celtico. E rappresentazioni di cinghiale le troviamo su tutti gli elementi che costituivano la panoplia del guerriero di epoca: la tenne, spada, elmo, scudo, insegne di guerra e anche il carnix. Il cinghiale era, come abbiamo visto, anche un simbolo magico-religioso e probabilmente aveva anche una funzione di protezione, una funzione apotropaica. E questa testimonianza, scritta da Tacito nella Germania, anche se si riferisce a una tribù di germani, di antichi germani, che naturalmente erano una popolazione diversa dai Celti, che stavano tendenzialmente più a sud, anche se molti aspetti della cultura erano similari perché affondavano le loro radici nel passato indoeuropeo, racconta di questa tribù degli Esti che
appunto portavano questi amuleti a forma di cinghiale e che le ritenevano capaci di dare, conferire protezione per ogni pericolo. E il cinghiale è anche un animale sacro, attenzione, non solo presso i Celti, questo è molto interessante negli studi di indo-europeistica comparata, anche dalle popolazioni dell'antica India. Il cinghiale era uno degli avatar di Vishnu e lo Shveta Vara Kalpa, Vara è il nome del cinghiale nell'antica lingua indù, era il ciclo del cinghiale bianco. Probabilmente l'abbinamento alla casta sacerdotale, quindi sia quella celtica, druidica, sia quella indiana, è anche spiegabile col fatto che il cinghiale è un animale solitario che tende a evitare contatti e vive nascosto nel folto della foresta. Bene, è noto come gli stessi druidi celtici, appunto, avevano nella foresta il loro luogo privilegiato, il loro luogo di ispirazione in cui si recavano per raccogliere col falcetto d'oro il vischio dalle piante di quercia, dove tenevano queste lunghissime scuole di apprendimento e dove si riunivano nelle loro assemblee. Ritorniamo quindi al simbolo, al cinghiale quale simbolo marziale, e cominciamo a vedere gli elementi caratterizzanti della panoplia di guerriero. Questo bellissimo scudo è il rivestimento di uno scudo dei Celti britannici, datato intorno al 400-300 a.C., è lo scudo di Wittenham, in cui appunto compare questa preziosa decorazione, uno degli esempi più tipici ma più belli appunto dell'arte celtica, in cui è raffigurato, come vedete, anche la sagoma di un cinghiale. Questo è un altro oggetto famosissimo dell'arte celtica, il calderone di Gundestrup, che è questo oggetto, un bacile dal peso di 9 kg, dal diametro di circa 70 centimetri, costituito da una serie di lamine in argento decorate che rappresentano divinità, scene rituali e scene cultuali. Gundestrup è una località della Danimarca, quindi se vogliamo un territorio che non appartiene tipicamente all'ambito di espansione dei Celti, ma questo è indubitamente un oggetto di arte latene. Ci deve attrarre, scusate un attimo, una di queste placche dove è rappresentata una teoria di guerrieri e cavalieri celtici. Il disegno è più chiaro, vedete appunto in alto dei cavalieri sul cui elmo è posta una statuetta di cinghiale, vedete invece il fante armato di spada, sembra un po' il comandante, che ha anch'esso sull'elmo una statuina di cinghiale, e poi vedete anche dei suonatori di Carnix, che è la tromba da guerra celtica. Sul Carnix ritorneremo tra poco. Il Carnix ha la protome, cioè la parte superiore, sagomata a forma di testa di cinghiale. Quindi ecco qua una plastica rappresentazione del significato del cinghiale quale simbolo di guerra. Queste statuette di cinghiale ritrovate tutte in Inghilterra, nell'antica Britannia, erano molto probabilmente appunto gli elementi sommitali di elmi, come abbiamo visto rappresentato sul calderone di Gundestrup. Quest'altra statuetta di cinghiale era anch'essa praticamente la cresta di un elmo e viene da un hill fort, cioè un sito fortificato. Noi in Europa centrale parliamo di Oppida, che si trova vicino a Welshpool, quindi nell'attuale Galles.
Il cinghiale compare anche sulle insegne di guerra dei Celti. Questo è l'arco di Orange, quindi un arco fatto erigere dai Romani, completata la conquista della Gallia, e tra le varie insegne catturate ai Celti, ai Galli, vi sono anche delle insegne che rappresentano il cinghiale. Sono state trovate anche alcune molto belle nei contesti archeologici. Questa proviene da Sulac-sur-Mer, è addirittura costituita da lamine di bronzo, quindi non è un blocco di fusione, ma ottenuto da sottili lamine di bronzo che venivano deformate plasticamente tramite martellature, eccetera, e questa è anche dorata ed è lunga 55 centimetri, il secondo primo secolo avanti Cristo. Qua vediamo anche una emissione filatelica francese che rappresenta questa particolare insegna militare. Questa viene da Ilons, nella regione delle Alpi Marittime. È lunga circa 43 centimetri, è in bronzo ed è datata tra il primo secolo avanti Cristo e il primo secolo dopo Cristo. Vedete sempre la cresta eretta e le zanne di cinghiale. Ma qua ci avviciniamo un attimino, dopo aver visto elmi e insegne militari, al nostro territorio, perché è proprio qua vicino a Marcallo Concasone, a Magenta, Nosate e anche dall'altra parte del Ticino a Oleggio. Sono state ritrovate delle spade che avevano sulla parte superiore della lama, quindi appena sotto l'impugnatura, un marchio rettangolare nella quale si identifica la figura, la sagoma di una cinghiale. E vedete qua quello che è stato trovato nella tomba 53 di Oleggio, un contesto relativo a un gruppo di insubri. La cosa veramente particolare è che poi su un vaso di questa tomba c'era iscritto il nome della persona, proprietaria della spada e di tutto il suo ricco corredo. Il nome, scritto in quella famosa lingua che vi ho fatto vedere all'inizio, cosiddetto Leponzo, dice Ricana, che significa regina, quindi probabilmente era la tomba di una regina guerriera. E sotto vediamo il marchio della spada di Magenta. Simili marchi di cinghiale sono state trovate anche su spade celtiche rinvenute sull'altipiano elvetico. E si pensa che appunto questo marchio impresso sulle spade avesse un valore magico e totemico. Appunto, accennavamo anche al Carnix, il Carnix rappresentato per esempio attraverso quei suonatori che abbiamo visto sulla placca del calderone di Bundesstube. Spesso questi Carnix hanno appunto la parte superiore zoomorfa e tipicamente forgiata a mo' di cinghiale e serpente. Sapete che i Celti eccellevano, tra l'altro, anche nella arte del fuoco, nella metallurgia, erano sapienti fabbri molto skillati, come si direbbe oggi. Queste località rappresentano i punti in cui sono stati trovati parti, resti di Carnix in tutta Europa. Vedete che addirittura 7 esemplari sono stati trovati a Tintignac. Tintignac è un sito appunto nella Francia dove all'interno di un tempio, di un'area sacra recintata da una palizzata, in un angolo sono state trovate smontate, quindi probabilmente erano state offerte in sacrificio agli dèi, le lamine di questi Carnix. E uno ricostruirlo completamente, quindi è l'unico Carnix, diciamo, giunto fino a noi integro. Pensate, alto 1,80 m, pesa circa 2 kg ed è costituito, realizzato tramite sottili lamine di bronzo, tra di loro incastrate meccanicamente oppure brasate, cioè saldatura dolce. Ecco come si rappresenta, come si presenta dopo il restauro il padiglione del Carnix di Tintignac con queste lunghe orecchie, con le zanne enfatizzate, vedete il grugno cinghiale,
Inoltre da Tintignac provengono anche altre tre protomi di cinghiale, questa volta realizzate da fusioni intere di bronzo. Qua vedete come è stata trovata al momento dello scavo, il muso sporgente dal terreno del cinghiale. Ecco l'archeologo che tiene uno dei due musi, e questo è un altro esemplare, vedete, con queste zanne ben enfatizzate. Attenzione che uno di questi carnix, elementi di un carnix, proviene anche da Sanzeno. Sanzeno in Val di Non, nel Trentino occidentale, storicamente, archeologicamente, siamo in ambito retico, la popolazione alpina di Areti, che poi ebbe proficui rapporti anche con i Celti. A Sanzeno vi fu un grande insediamento, un grande centro di questi reti, uno dei più importanti, e vennero alla luce questi elementi metallici che rimasero nel cassetto per molti, molti anni, finché un'archeologa, Rosa Roccador, studiandoli, capì che erano gli elementi di un carnix, di un vero e proprio carnix celtico, e quindi è stato questo carnix restaurato ed è stato costruito anche una copia con un processo di metallurgia antica. Ecco qua il prodotto ottenuto. Chiaramente le parti mancanti sono state integrate con elementi provenienti da altri carnix del territorio europeo, e questa immagine rappresenta anche Ivano Ascari, un maestro di tromba del Conservatorio di Rovereto, che ha avuto questa interessante esperienza e quindi è stato il consulente per la parte musicale per la rinascita di questo antico strumento, e vediamo se riusciamo a farvi sentire anche il suono emesso in una performance del maestro Ascari tenuta qualche anno fa a Venezia. Scusate qualche secondo, ma penso che sia interessante farvi ascoltare il suono che questo terribile strumento da guerra, che incuteva timore nelle schiere dei nemici, farvi sentire questo suono ricostruito dopo mille anni. Bene, direi emozionante questa esperienza. Voi dovete immaginare in battaglia le armate celtiche che portavano con sé decine e decine, se non centinaia di trombettieri che emettevano questi suoni che incutevano appunto spavento negli avversari, e appunto la guerra psicologica probabilmente non è un'invenzione delle epoche moderne. Quindi abbiamo visto il cinghiale, appunto simbolo marziale, nelle panoplie da guerra dei Celti. Ritorniamo adesso in questa continua oscillazione al secondo aspetto, alla seconda funzione del cinghiale, quella magico-religiosa. In particolare un tema noto nei testi celtici medievali è quello della caccia al cinghiale. Attenzione, non si tratta di una pura prassi venatoria, perché il cinghiale era un animale che il suo inseguitore, il cacciatore, spesso in situazioni particolari, addirittura lo poteva condurre all'interno del SID. Il SID che cos'è? È l'altro mondo, il mondo, diciamo, dei defunti, che sorgeva, che gli antichi Celti collocavano in caverne o al di sotto di colline, e quindi proiettava l'inseguitore in un contesto completamente diverso. Quindi una caccia che si veste sicuramente di
aspetti religiosi più che sportivi, come magari la si intenderebbe oggi. Un esempio anche da questo stupendo carrettino rituale che proviene da Mérida, nella regione della odierna Estremadura, nella penisola iberica, dove vedete un cavaliere all'inseguimento di un cinghiale, anche il cane. Questo carrettino è dotato anche di campanellini, lo vedete uno al collo del cavallo, che quindi quando veniva spostato dovevano suscitare un rumore, un frastuono. E quindi già qualcosa ci comincia a far pensare che abbiamo dei collegamenti anche col noto tema della caccia selvaggia. La scena della caccia riproposta non solo nei testi scritti, ma anche in altri oggetti. Curiosamente molti provengono dalla penisola iberica e questa è una bellissima fibula dei Celtiberi, appunto le popolazioni celtiche che troviamo nella penisola iberica, è completamente in argento. Anche qua si vede la scena di un cavaliere nudo armato di scudo che insegue un cinghiale sempre con quelle belle setole ritte sul dorso. E alle sue spalle troviamo tra due protomi equine la rappresentazione di una divinità femminile. Quindi vedete qua il disegno. Dietro questo oggetto c'è tutto un mondo di significati religiosi e cultuali. Questa fibula proviene da Ciclana, appunto, ed è datata al secondo, primo secolo avanti Cristo. Questa è un'altra fibula, addirittura questa è in oro, che viene da Braganza, siamo nel Portogallo, e anche qua vedete questo cinghiale artistico, vedete le setole a forma di spirale, con un guerriero armato di scudo e di spada che si protegge da una sorta di essere mostruoso. Questa è invece una statuina di cinghiale votiva in un contesto votivo, probabilmente legato alle divinità della caccia, che viene da Balzers in Lussemburgo. E un rapido passaggio invece sui testi medievali. Qua parliamo un attimo dei Mabinogion, questo testo gallese che racchiude in sé più racconti. Uno di questi è la saga di Kulk e Olwen, per cui questo grande eroe gallese, Kulk, per poter sposare Olwen, la figlia del re dei giganti, deve intraprendere una caccia contro un grande cinghiale, vedete rappresentato qua in una produzione artistica molto particolare, proprio in un paese del Galles. Questo grande enorme cinghiale si chiamava Tuirc Truith, nascondeva nelle sue setole una forbice, una cesoia, un pettine, e Olwen si doveva scusate, Kulwic si doveva impossessare di questi oggetti e portarli al re dei giganti allo scopo di poter sposare sua figlia. Anche questa è una storia piena di simboli e di rimandi rituali e religiosi che qua solo vi accenno, rimandandovi poi eventualmente al catalogo della nostra mostra, dove questa vicenda viene più descritta approfonditamente. Anche qua un raro esempio di statuaria celtica, prima età del ferro, sesto, inizio quinto secolo avanti Cristo. Siamo nel sud, in Occitania praticamente, no? Nel Tarn, a Pujols, è venuta alla luce questa statua. Vedete la schiena di questo guerriero, la parte frontale è, vedete, piuttosto rovinata, ma sulla parte posteriore è rappresentata un'altra scena di caccia in cui compare ancora il nostro cinghiale, a conferma che la caccia al cinghiale è chiaramente un motivo religioso. Bene, torniamo di nuovo al cinghiale, come è rappresentato nella archeologia. Abbiamo visto le sue varie sfumature, siamo partiti dalla planopoli del guerriero, abbiamo visto anche come il tema della caccia
delle incredibili manifestazioni di tipo archeologico, nell'arte celtica troviamo altre rappresentazioni di questo cinghiale. Per arte celtica si intende l'arte che si sviluppa sul continente europeo nella seconda età del ferro, a partire quindi da circa 450 a.C., una forma d'arte molto particolare che si trova soprattutto su oggetti di piccole dimensioni, personali, anche se non solo. E questa arte è uno specchio per sondare, per comprendere il mondo spirituale degli antichi Celti, che non ci hanno lasciato fonti scritte dirette. Fondamentalmente, alcuni elementi della arte mediterranea, quindi decorazioni che apparivano sui prodotti dell'arte etrusca o greca, vengono prese a prestito dai Celti, ma elaborati in modo del tutto originale, a formare, ad esempio, queste lunghe concatenazioni che vedete sulle immagini di fodero di spada di Filottrano, siamo nelle Marche, dove la palmetta originale viene concatenata e scomposta in una serie di elementi vegetali, umani ed anche animali. A seconda di come guardiamo questa immagine, potremmo scorgere dei volti umani, motivo AS, il motivo del Triskel, e vengono a crearsi per ibridazione, quindi degli esseri immaginari. Forse anche questa mescolanza di elementi animali, vegetali e umani allude al motivo della trasformazione, della metamorfosi in cui certamente i Celti credevano. Alcuni esempi di alcuni dei prodotti più caratteristici dell'arte celtica. Naturalmente dietro a tutto questo c'è una grande abilità tecnica metallurgica. Questo è un particolare del tesoro di Hersfeld trovato in Svizzera ed si tratta di torques e di anelli in oro. Vedete appunto questa trasformazione dove ci sono elementi umani, animali, vegetali che si intersecano, si intrecciano. Il cinghiale è quindi anche lui, assieme al cavallo, un must nell'arte celtica. Qua proponiamo la citazione di uno dei grandi maestri dell'arte celtica, Pierre Marie Duval. Le sue rappresentazioni tipiche sono statuette di bronzo, le insegne militari abbiamo già viste, qui vedremo appunto soprattutto statuette di bronzo, le fibule e, attenzione, le monete, molto interessanti. Questo è appunto una statuetta di cinghiale che viene da Bata in Ungheria, quindi vedete come la cresta è sempre enfatizzata ed è decorata col motivo AS. Questa è una fibula a forma di cinghiale che viene da Nürnberg, sito austriaco del V secolo a.C. Queste rappresentano una selezione di monete celtiche sulle quali è rappresentata la figura del cinghiale. Adesso vediamo qualche esempio. La monetazione celtica, che è tipica soprattutto della cosiddetta civiltà degli Oppida, fiorita a partire dal secondo secolo a.C. in Europa centrale. Questo è una moneta celtica che viene dall'Ungheria. Troviamo ancora il guerriero con la statuetta di cinghiale. Questa è una moneta che invece viene dall'area di Rodez, quindi insomma nella Francia orientale. Scusate, no, sud-occidentale. La leggenda della moneta è Biracos e trovate ancora la rappresentazione del cinghiale. Questa è un'altra moneta celtica con leggenda Covio Maros dell'inizio del I secolo a.C. Vedete la somiglianza tra le setole del cinghiale e i capelli, i
irrigiditi dei guerrieri celtici che appunto con calce o altri intrulli si acconciavano e, la propria capigliatura accingendosi alla battaglia. Questa è un'altra moneta molto interessante con leggenda Vepotalos perché rappresenta proprio la panoplia completa di un guerriero celtico. Vedete lo scudo, la lunga spada, la corazza, la lancia e porta questo guerriero anche un'insegna di cinghiale. Questa è un'altra moneta, direi, famosa, viene dal paese degli Edui, da Pipracte, che era la sua capitale, gli stessi Edui di cui abbiamo accennato velocemente parlando di Belloveso e della fondazione di Milano, per cui gli insubri che Belloveso trovò nei paraggi nei dintorni di Milano, erano gli stessi insubri che di un villaggio degli Edui transalpini. E vedete che è rappresentato questo personaggio, che poi è attestato dal punto di vista storico, Dubnorix, un grande guerriero con una grande spada celtica, un carnix, un'altra insegna a forma di cinghiale. Passiamo alle strutture di cinghiale che sono state trovate soprattutto in contesti abitati, quindi questi centri abitati fortificati della Francia e non solo, direi dell'Europa centrale, Germania, Repubblica Ceca, probabilmente erano statuette ad uso votivo, cioè venivano offerte alle divinità e collocati in nicchie, angoli dell'abitazione, ad esempio. Questa proviene dalla Romania. Questo viene da Tabor, Boemia. Questo viene da un altro sito, Emo, quindi odierna Repubblica Ceca, Sarka. Vedete che sono più o meno lunghi 10, 9, 8 centimetri queste statuette. Questa viene da l'Oppidum di Gervais in Gallia Transalpina, in Francia. Questa l'ho fotografata nella penisola del Dingle in Irlanda, ma è una statuetta, la didascalia diceva, proveniente da una località imprecisata dell'Europa centrale. Questa addirittura è una statuetta di cinghiale, ancorché rovinata, che proviene dal sito di Belmonte, nel Canavese, quindi nell'attuale Piemonte, ed è datata addirittura al bronzo finale. Questa è un'altra statuetta votiva di cinghiale molto famosa, quella di Nevi, molto bella, molto espressiva, e pensate, questa è lunga 45 centimetri, quindi è una scala differente rispetto alle altre statuette di cinghiale, sembra più un'insegna militare. Il problema è che le insegne militari erano fatte in lamina di bronzo, questa questo rappresenta invece un pezzo di fusione. Questo è un altro esempio, siamo sul Mont Beuvry, nella Gallia, nell'attuale Borgogna. Vedete il solito cinghiale che sormontava un contenitore, una caraffa in questo caso. E questo è un altro bel esemplare dove la cresta di cinghiale, così decorata a traforo, è in argento, mentre la statuetta è in bronzo, lunghezza circa 10 centimetri, rinvenuta in una località imprecisata in territorio francese, nell'area sudorientale, quindi a ridosso della catena alpina. E vediamo come tutte queste rappresentazioni hanno dei canoni figurativi costanti. Abbiamo visto la postura, no? Questo cinghiale che punta, la cresta, abbiamo detto, è sempre eretta e rappresenta appunto l'irrigidimento del pelo dorsale quando l'animale è irrequieto. La testa di solito è sempre protesa in avanti ed è dotata di grandi zanne. Gli occhi sono spesso sporgenti e tutti questi aspetti così caricati evocano sicuramente ancora una volta la funzione marziale, militare del cinghiale. Bene, ci apprestiamo alla conclusione di questa chiacchierata.
Vedete come si tratta di un tema molto affascinante, molto ricco di sfaccettature, quello della concezione del cinghiale nell'antico mondo dei Celti, e i cinghiali avevano per i Celti anche un rapporto con gli stessi dei del Pantheon celtico. Allora, una nota linguistica: maiale o cinghiale in celtico gallico. Si dice moccos e abbiamo numerosi esempi nell'onomastica celtica, per esempio catomacos, cato vuol dire battaglia, quindi catomacos significa il cinghiale di combattimento, il cinghiale da battaglia. Teniamo in mente questo appunto nome che ha dato origine anche ad alcuni toponimi, come abbiamo visto nella leggenda di Santa Dubricius, no? Mocros chiamò il luogo in cui edificò la prima chiesa dove trovò una grande scrofa bianca. Mercurius Mocus, qua siamo chiaramente già in epoca romana, in epoca di romanizzazione, dopo la conquista dei Celti da parte dei Romani. Ecco che si creano queste, possiamo dire, divinità ibride, quindi i nomi degli dei sono quelli del Pantheon romano, Mercurio, Manno, appellativi tipicamente celtici, il Mercurio cinghiale. E questa è stata trovata, questa scritta, su invocazione nel territorio dei Lingoni celtici, Deo Mercurio Mocco. Un'altra divinità celtica legata al cinghiale è Arduin, che è la divinità protettrice della foresta delle Ardenne, quindi tra l'attuale Belgio e l'attuale Francia. Si vede questa divinità su questa statuina di epoca imperiale romana, ma anche qua, ripeto, ci troviamo in un contesto di cultura mista, cultura celtica si fonde e si trasforma nella cultura dei romani, questa divinità a cavallo di un cinghiale, quindi una divinità protettrice della foresta e degli animali selvaggi. Ma un'interessante iscrizione che inneggia a una divinità di cinghiale proviene anche dal nostro territorio insubre. Questa iscrizione si trova a Crevola d'Ossola, quindi in Val d'Ossola, lungo la strada che porta al Passo del Sempione, su una parete rocciosa che appunto costeggia questo antico percorso. Si vede questa iscrizione in alfabeto latino, non più l'alfabeto leponzo degli antichi Celti. Quindi qua probabilmente siamo nel primo secolo d.C. L'iscrizione è Tinco Mocco. Tinco, si rifà a una divinità del Pantheon germanico, Ting, che era una divinità anch'essa marziale, di cui troviamo altre attestazioni addirittura sui limes, quindi sulle fortificazioni britanniche che separavano la Britannia romana dai territori della Scozia, non conquistate sede dei Pitti e dei Caledoni. Quindi una invocazione a questa divinità scritta probabilmente da qualche passante che voleva ringraziare queste divinità per aver favorito probabilmente lo scollinamento del Sempione. Questa è un'altra statua molto famosa, proviene dall'attuale Francia, la statua di Euphinée, datata alla fine del primo secolo a.C. Si tratta molto probabilmente di una divinità caratterizzata dal torque, il collare, simbolo di nobiltà, ma anche un attributo degli dèi, e vedete che sul dorso è raffigurata in verticale questa sagoma di cinghiale, molto particolare. Quindi siamo di fronte alla rappresentazione del dio cinghiale. Alcuni ritengono che
questa sagoma vuole invece indicare il principio della trasformazione, della metamorfosi. Le divinità celtiche si potevano trasformare in animali. Il cinghiale era un attributo del dio Lugh, così come anche il corvo. Era praticamente il risultato della trasformazione di altre divinità celtiche. Questa è una moneta molto particolare, molto preziosa perché era in lega d'oro, viene dal territorio della tribù dei Petrocoli e vedete una inconsueta figura di cinghiale, il cinghiale dal volto umano. Quindi troviamo ancora una volta queste forme ibride, un po' animali, un po' umane, un po' vegetali. E anche qua sicuramente siamo di fronte a una rappresentazione di una divinità e al principio della metamorfosi, la trasformazione da essere umano, essere divino, in essere animale. Un altro elemento, diciamo, che ci avvicina ancora una volta in ambito militare, ma non solo al cinghiale, sono alcune sepolture celtiche ritrovate nel territorio dei Senoni, però i Senoni transalpini, quelli che si trovavano grosso modo una delle regioni francesi attraversate dalla Senna, nella zona centro-orientale dell'attuale Francia, e non i Senoni che poi arrivarono e si installarono nelle Marche. Vedete qua da Châtenay-sur-Seine una sepoltura, siamo nel secondo secolo avanti Cristo, dove c'è questa bella spada ad impuntura antropoide, tipo di spada peraltro che si trova anche nel contesto insubre, e il corredo di questa sepoltura è completato anche da due vistose zanne di cinghiale. Questa è un'altra sepoltura, sempre della stessa zona dei Senoni, da Champigny, siamo in questo caso del III secolo avanti Cristo, un'altra spada di impugnatura antropomorfa, che è una tipologia di spada non consueta, probabilmente era una spada che sottolineava il rango particolare del suo portatore, forse veniva utilizzata in riti più che in battaglia. Anche qua troviamo una zanna di cinghiale, ma del resto due zanne di cinghiali, poi vedete con queste alla base due, come posso dire, due capsule in lega di rame che avvolgevano appunto la parte terminale della zanna, probabilmente utilizzate per fissarla in qualche modo, provengono anche da una tomba femminile. Qua siamo a Serbonne e qua trovate una illustrazione che ipotizza l'utilizzo di questo amuleto fatto con zanne di cinghiale, forse come quello della tribù degli Esti, la citazione di Tacito che abbiamo visto all'inizio di questa chiacchierata, quindi un uso apotropaico, la zanna di cinghiale dava protezione. La cosa interessante è che mutatis mutandis, quindi cambiamo ambito territoriale, cambiamo di molto la cronologia, cambiamo l'ambito culturale storico, ma a Fara Olivana, provincia di Bergamo, fascia delle risorgive, è stata qualche anno fa ritrovata un'importante necropoli longobarda, quindi qua siamo intorno al VI, inizio del VII secolo a.C., e alcune tombe di guerriere portavano zanne di cinghiale. Quindi anche qua abbiamo l'utilizzo di del nostro ungulato per esaltare la funzione di grande guerriero, di forza del suo portatore. Interessante queste zanne di cinghiale che quindi richiamano un utilizzo paganeggiante,
compaiono insieme anche delle crocette aulee. Ma questa è tutta un'altra storia che comunque ci permette di creare un ponte di collegamento tra i Celti e popolazioni successive. Una cosa molto interessante, e con questa concludiamo la chiacchierata, sono queste due sepolture trovate a Repton. Quindi facciamo un altro salto cronologico e spaziale, perché siamo nel cuore dell'Inghilterra. Queste tombe sono dell'8 secolo dopo Cristo e rappresentano un grande capo vichingo e il suo figlio, che furono tumulati insieme appunto in questa località Repton, dove passò la grande armata, una delle grandi armate vichinghe, e siamo quindi in questa fase storica appunto in cui i vichinghi, sia danesi sia norvegesi, sbarcarono sull'isola britannica e conquistarono diversi territori. Bene, notate che al fianco della grande spada, nella sepoltura del grande capo vichingo, vi è anche una zanna di cinghiale. Diciamo che questa casistica è un po' particolare, perché poi gli studi forensi condotti sugli resti scheletrici di questo grande condottiero scandinavo hanno evidenziato come morì a causa di un poderoso colpo di spada inferto nella zona superiore dell'anca, e probabilmente questo colpo di spada, oltre ad ucciderlo, danneggiò anche la parte genitale del capo vichingo, e quindi i suoi guerrieri pensarono di donargli questa zanna, mettendolo in quella posizione, in modo che nel Valhalla appunto potesse godere di tutte quelle cose che Odino concedeva ai grandi guerrieri morti valorosamente in battaglia. Bene, siamo giunti al termine. Allora, lasciatemi dire solo due cose. Una è, mi raccomando, iscrivetevi alla nostra associazione, trovate tutto sulla sito, trovate tutto sulla pagina Facebook. Abbiamo appena distribuito il numero 1 della nostra rivista anno 2021. Continuate a seguirci, ma soprattutto dateci un sostegno. E seconda cosa, continuate a seguire gli altri eventi previsti in questo programma dell'Insubria Festival via streaming: concerti, fuochi di Beltane, e per chi è di Marcallo avrà la possibilità anche di assaporare un panino con una particolare birra artigianale che abbiamo chiamato Gurasecca, appunto in onore dei nostri antenati gurasecchiani. Buona giornata a tutti, grazie del vostro ascolto, a risentirci.